Ah, mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché è una lingua che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Cities potrebbe essere inteso come un brand, ma in realtà è un territorio che si racconta, che racconta quello che era la sua economia e la sua storia in tutti gli ambiti, con i cittadini coproduttori di questa diciamo racconto e di questo mettersi in gioco per la ripartenza della nuova economia. L'Europa chiede agli Stati membri, e per questa richiesta stanzia anche attraverso i bandi europei e programmazioni comunitari e industriali, grandi sforzi di progetti territoriali, di territori che si uniscono, di consorzi di progetto con la piccola e media impresa che si unisce in un contesto di riqualificazione totale del territorio su più ambiti. Quindi non parliamo solo di riqualificazione energetica, ma parliamo proprio a livello infrastrutturale di intervenire su quelle che sono le criticità che tutti i paesi stanno vivendo, soprattutto perché è noto a tutti comunque i terremoti piuttosto che le strade, dissesto idrogeologico, problemi di energia, problemi di acqua, comunque va tutto riqualificato. In questo ambito noi stiamo cercando proprio di unire il territorio e comunicare quello che è questa grande sfida territoriale. Vorrei vedere rifiorire l'industria che c'era prima come terzo polo, non più industriale ma culturale e turistico del nostro territorio. Abbiamo i laghi, abbiamo le montagne, abbiamo molto patrimonio dell'UNESCO nel nostro piccolo spazio di 4 province, abbiamo le isole, abbiamo tantissimo da raccontare, far vedere, mostrare e non solo, ma riempire proprio o trasmettere al turismo, alle persone che ci possono venire a contribuire nel nostro territorio, trasmettere anche molto cuore del nostro VCO. Ormai è diventato un sogno lavorare, però se ci uniamo e se raccontiamo il nostro territorio, la nuova economia, la green economy abbinata alla bioeconomia e al gioco di squadra, sicuramente saremo vincenti. Abbiamo tante microeconomia fatta da coltivatori, da chi raccoglie le erbe in montagna, da chi coltiva piccoli frutti, e da chi si sta mettendo in gioco anche per conto proprio o in rete con altre piccole realtà proprio per costruire e farsi conoscere quanto enogastronomia o agricoltura c'è nel nostro territorio, ma che non viene, diciamo, a conoscenza a livello nazionale, possiamo dire, per ora non a livello europeo, speriamo che diventi poi europeo, perché il nostro territorio veramente ha tantissime realtà importanti e significative. Se non ci fosse stato il livello emotivo, quindi un grande amore per il territorio e una grande passione nel fare quello che stiamo facendo, perché tutti i giorni studiamo, tutti i giorni cerchiamo di capire come comunicare, anche se chiaramente non siamo esperte di comunicazione, almeno parlo per me, ho un'esperienza più che altro di ufficio, però ci siamo messi in gioco quando, appunto, parlando con ricercatori ed economisti, ci hanno proprio comunicato quello che dovrebbe essere il nuovo percorso e la nuova economia a livello nazionale, pensando ai nostri giovani, al futuro che possiamo lasciare veramente al territorio unendoci, è una grande passione quella che ci sta diciamo portando a continuare questa grande sfida culturale. È chiaro che è un bel impegno, però ci mettiamo tanto cuore e tanta passione, questo è alla base di tutto. L'Italia che cambia è proprio l'unione dei territori e la comunicazione di quello che siamo stati, andando a prendere come esempio veramente quello che è il nostro pianeta, inteso salvaguardiamolo, comunichiamo le bellezze che abbiamo e riqualifichiamole in senso lato, lavoriamo molto di squadra, lavorando sulle infrastrutture che stanno comunque
decadendo. Vorrei che esista una politica più civica e più di buon senso, senza toccare nessun specifico partito, non lo voglio neanche quasi dire, ma vorrei che l'Italia che cambia unisse le menti delle persone e capire che in questo momento litigare non serve, perché perdiamo un sacco di anni di costruttività. È una grande sfida, soprattutto culturale. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.